ieri abbiamo finito di vedere le conseguenze che la condizione Nyquist pone alla banda che il segnale trasmesso deve avere una modulazione digitale. Voglio ricapitolare i parametri delle modulazioni che abbiamo visto fino adesso. Li scrivo di nuovo qui a fianco. Abbiamo visto che il bit rate è log 2 di m su t, abbiamo visto che la potenza è l'energia media per bit, l'energia media per simbolo diviso il tempo di simbolo, se preferite il bit rate per l'energia media sul bit, e abbiamo visto ieri che sapevamo che la banda del segnale era dettata dalle forme d'onda disponibili al modulatore, che erano dettate dalla banda delle funzioni di base trovate, ma ieri abbiamo visto che non si possono utilizzare forme d'onda qualsiasi, perché se vogliamo che la condizione Nyquist venga rispettata in modo tale che possiamo fare una decodifica simbolo a simbolo invece di fare una decodifica congiunta che è impraticabile, allora la banda deve essere perlomeno la banda minima, che abbiamo visto Q su 2T, dove Q è la dimensione dello spazio dei segnali. Sotto questo numero non si può scendere, altrimenti la condizione Nyquist non può essere verificata. Andiamo a introdurre adesso qualche altro parametro che è utile per confrontare diversi sistemi di modulazione digitale. Primo di questi è l'efficienza in banda. L'efficienza in banda ci dice quanto efficienti siamo nell'utilizzo della risorsa a banda, perché d'altra parte non è soltanto importante la banda che uno utilizza, perché uno potrebbe anche utilizzare una grossa banda, però se io con quella grossa banda mando tante informazioni, allora sto facendo un utilizzo efficiente. Così come se utilizzo una piccola porzione di banda, se mando una piccola quantità di informazione ma utilizzo anche una piccola porzione di banda, allora sto comunque facendo un uso efficiente di quella risorsa. Non è efficiente certamente quando mando poche informazioni utilizzando tanta banda. Allora capite bene perché l'efficienza in banda viene definita in questa maniera, come il bit rate, che misura quanta informazione viene mandata, diviso la banda impiegata, e si misura in bit per seconds per hertz, bit a secondo per hertz, perché il bit rate si misura in bit a secondo, la banda si misura in hertz, bit a secondo per hertz, è chiaramente adimensionale. Vediamo, qui c'è la banda, sappiamo che la banda, se la condizione Nyquist non può essere, è soddisfatta, non può essere troppo piccola, allora l'inverso della banda non può essere troppo grande, e infatti l'efficienza in banda è sempre limitata dall'efficienza in banda ottenuta con la banda minima. E se ricordate che il bit rate è log 2 di m su t e la banda minima è q su 2t, abbiamo che la massima efficienza in banda che potete avere è 2 log 2 di m su q. Oltre questo numero non si può andare. Ok? Quindi ricapitolo, questa è l'efficienza in banda e questa è un upper bound all'efficienza in banda. Quindi questa non è l'efficienza in banda, questa è l'efficienza in banda. Quello è un limite superiore. Tra l'altro non raggiungibile, anche se la chiamo max, perché per avere questa efficienza in banda devo utilizzare impulsi a banda minima, ma gli impulsi a banda minima e soddisfano la condizione Nyquist sono impulsi sync, che come detto ieri sono non fisicamente realizzabili perché sono instabili. Ok? Lo vado a indicare qui sotto. Efficienza in banda uguale bit rate diviso banda impiegata, sempre minore o uguale di 2 log 2 di m su q. Giusto per darvi un'idea,
questa relazione qui sull'efficienza in banda ci fa vedere chiaramente che la connessione acquist impone un vincolo, un limite al massimo bit rate raggiungibile fissato alla banda e alle minima banda fissato il bit rate. Cioè se noi fissiamo i parametri M e Q, quindi il modulatore ha un certo numero di forme d'onda, M, fissato. Questo, certo, questo numero di forme d'onda M, queste forme d'onda S1, S2, S1, M descrivono spazio segnali a dimensionalità Q, fissato. Allora, questa relazione qua diventa bitrate minore o uguale di banda per 2 log 2 di M su Q, o se preferite banda maggiore o uguale di bitrate per Q diviso 2 log 2 di M, che ci fa capire che se io ho una certa banda fissata non posso trasmettere un rate troppo elevato, altrimenti la condizione acquist non è verificata, e viceversa, se ho un certo bitrate a cui posso, voglio trasmettere bene, se vuoi trasmettere quel bitrate perlomeno ti serve una certa banda minima che è questa. Quindi insomma, di nuovo ci fa capire che la condizione acquist pone un vincolo al rate massimo a cui puoi trasmettere o la banda minima che devi utilizzare fissa del rate. È soltanto un altro modo di vedere lo stesso concetto. Ma questa è una banalità. Se c'è un'efficienza in banda, c'è anche un'efficienza in potenza. L'efficienza in banda l'ho indicata con la lettera greca eta e il pedice B sta per banda. Quando voglio scrivere efficienza in potenza utilizzo la lettera greca eta con il pedice B. L'efficienza in potenza è definita in questa maniera: di quadro minimo diviso E con B, dove di quadro minimo vi ricordo che è la minima distanza fra i segnali nella costellazione dei segnali, ed E con B è l'energia media per bit. Quindi vi ricordo che di min è il minimo su I e J, sapete che I è diverso da J, della distanza fra due segnali, quindi S con I di T meno S con J di T, norma, la distanza mia nella costellazione. Mentre con B abbiamo detto l'energia media per bit. Perché si chiama efficienza in potenza? Vabbè, è facile capire perché a parità di potenza utilizzata e quindi a parità di energia media per bit, una costellazione che dispone per bene i propri segnali massimizzando la distanza fra i segnali garantisce una piccola probabilità di errore, perché sappiamo che la probabilità di errore aumenta quando i segnali sono vicini fra di loro, perché è facile confondere uno con l'altro a causa di un piccolo contributo di rumore. Se invece sono molto distanti fra di loro è più difficile confondere uno con l'altro e quindi la probabilità di errore sarà bassa. Ora, se io riesco a ottenere una grossa distanza muta fra i segnali utilizzando una piccola potenza trasmessa e dunque una piccola energia media per bit, allora sarò efficiente in potenza, perché sto utilizzando una piccola potenza e mi garantisco comunque una buona distanza fra i segnali e dunque una bassa probabilità di errore. Se invece io impiego una grossa potenza e la distanza muta fra i segnali rimane piccola, solo allora inefficiente in potenza, perché con quella stessa potenza avrei potuto fare molto di più, disporre in maniera migliore, ottenere una distanza muta maggiore e quindi una probabilità di errore minore. SNR.
L'SNR è la potenza ricevuta diviso la potenza di rumore. La potenza di rumore è la PSD del rumore N0,5 per la banda 2W e quindi è N0W. Se invece di utilizzare la banda, perché io sto utilizzando un filtro di ricezione passabanda, banda pari, a banda passante pari alla banda del segnale, allora ci metto W, perché sto immaginando di utilizzare un filtro passabanda o passabasso, ma ideale, con banda minima che mi lascia passare soltanto il segnale. Se invece utilizzo un filtro reale, allora utilizzerò la banda equivalente di rumore. Quindi qui invece di avere W avrò N0 banda equivalente di rumore, come abbiamo sempre detto. Se ci metto W, nella mia testa ho in mente la banda del segnale e quindi è come se stessi utilizzando un filtro ricevente passabanda o passabasso, a seconda se sto in banda passante oppure in banda base, ideale. Segnale a banda W, filtro passabanda o passabasso ideale. Se invece non è questo il caso, ma sto utilizzando un filtro reale, allora utilizzerò la banda equivalente di rumore, che non so quanto sarà, magari sarà questa. Va bene? Mettete la grandezza che vi serve, a seconda del problema. Se il problema fornisce la banda equivalente di rumore, ci mettete la banda equivalente di rumore. Se il problema non la fornisce, o voi introducete una banda equivalente di rumore, oppure dite, ipotizzo di utilizzare un filtro ideale, e allora ci metto la banda del segnale. Chiaramente nelle nostre ipotesi la potenza ricevuta è uguale alla potenza trasmessa perché non c'è attenuazione sul canale, e la potenza si può scrivere come energia media per bit rate. Se invece c'è attenuazione sul canale, allora questa è l'energia media per bit ricevuta. Se la vedete in questa maniera, R su W si chiama efficienza in banda e rimane il termine e condizione 0, che è l'energia media per bit diviso la PSD del rumore. È un parametro piuttosto importante perché la probabilità di errore sul simbolo, sul bit, dei vari formati di modulazione che vedremo a breve come esercizio, saranno tutti quanti espressi in termini di questa grandezza, condizione 0. E come vedete, questa grandezza qui è comunque legata all'SNR attraverso l'efficienza in banda. Quindi altro parametro importante è l'SNR, che è la potenza ricevuta diviso nel 0W, e si può sempre scrivere come efficienza in banda per i combi su N0. Infine, altro parametro fondamentale, la probabilità di errore. La probabilità di errore più importante, quella che ci interessa di più, è la probabilità di errore sul bit. Indicheremo con il termine, con il simbolo P, pedice B di E, testa per errore, B mi ricorda che parlo dell'errore sul bit. Abbiamo visto che upper lower bound, la probabilità di errore sul bit, sono la probabilità di errore sul simbolo e la probabilità di errore sul simbolo diviso 2 di m. Perché do questi upper lower bound? Perché alle volte è più facile calcolare la probabilità di errore sul simbolo che non quella sul bit, e quindi quella sul bit la limiterò superiormente con quello sul simbolo. Ma abbiamo visto anche altri upper bound. Perché mi preoccupo più dell'upper bound che non del lower bound? Perché quando uno fa un progetto, in genere gli viene richiesta una probabilità di errore più piccola di un limite superiore.
Quindi la cosa importante è il limite superiore, non può eccedere quel valore. Poi, più sotto sta meglio è, ma non deve andare sopra quel valore, quindi la parte più importante è il limite superiore. Abbiamo già visto che un bound per la probabilità di errore sul bit è qualcosa che racchiude un po' tutte le modulazioni, l'abbiamo visto qualche settimana fa, m mezzi elevato a meno di 4 minimo su 8 sigma 4. Vi ricordate? E questo andava bene, rivedete tutti i passaggi, sia per modulazioni in banda base che per modulazioni in banda passante, con demodulazione coerente, sia modulazioni in banda passante con segnali ortogonali ed equienergetici, e demodulazione incoerente. Quindi questo bound era abbastanza buono perché racchiude un po' quasi tutte le modulazioni. Ci scriviamo questo qui sotto. No, m mezzi, era m quarti. Perché era m mezzi qd diviso 2 sigma in un caso ed m diviso 2m-1 per la probabilità di errore sul simbolo, che era maggiorabile con lo union bound come m-1 mezzi elevato a, e quindi rimaneva m quarti in entrambi i casi. Quindi m quarti elevato a meno di 4 min su 8 sigma quadro. Ma ricordiamoci che il nostro sigma quadro si chiama n0 mezzi perché la PSD del rumore, e quindi quel coefficiente lì di 4 min su 8 sigma quadro è in realtà di 4 min su 4n0, perché la nostra varianza di rumore sigma quadro in questo caso è quella del rumore termico, cioè n0 mezzi. Abbiamo detto che un parametro molto importante è l'energia media per bit, che qui non vedo, ma la posso far apparire facilmente. Moltiplico e divido per l'energia media per bit. Questo oggetto qua si chiama efficienza in potenza, quindi questo è anche un quarto efficienza in potenza per condizione 0. E se proprio lo volete scrivere anche in un'altra maniera, abbiamo visto che l'SNR, eccolo qui, è, o meglio, condizione 0 e l'SNR definisco l'efficienza in banda. Se lo scrivo qui ottengo efficienza in potenza diviso efficienza in banda per SNR. Un altro modo di scrivere l'esponente, scegliete quello che più vi piace. Io qui ne riporto solo un paio, in particolare di 4 minimo diviso 4n0, o se preferite m quarti per elevato a meno un quarto efficienza in potenza per i combi su n0. È un po' scritto in piccolo, ma l'avete scritto lì sotto. E questo è un altro modo di scrivere quell'esponente, che tra l'altro vi fa capire, scritto in questa maniera, vedete, che se voi fissate la risorsa e combinate energia media per bit e la PSD del rumore, più la modulazione efficiente in potenza,
e più la probabilità dell'errore diventa piccola. Se invece quello che è fissato è l'SNR, conta anche l'efficienza in banda. Ok? Questi sono i 7 parametri importanti che possono essere utilizzati per descrivere un formato di modulazione. Ora, la gran parte di questi è fissata una volta che avete indicato se si tratta di una modulazione binaria o M-aria, se si tratta di una modulazione lineare, quindi Q uguale 1, bidimensionale, Q uguale 2 e così via, multidimensionale, Q maggiore o uguale di 1. Infatti, cioè nei fatti, questi sono i parametri più importanti di cui dovete tener conto, parametri macroscopici, cioè di alto livello, quando bisogna effettuare un progetto o un sistema. Essenzialmente, lo vedete, sono le risorse impiegate, potenza trasmessa e banda occupata e le prestazioni ottenute, bit rate, quanto, che tasso di informazione posso garantirmi e probabilità di errore, se quell'informazione è affidabile o meno. Abbiamo visto che le modulazioni possono essere divise in due grosse branche a seconda che del valore M, cioè del numero di segnali disponibili al modulatore. Se M è uguale a 2 abbiamo a che fare con modulazioni binarie. Se invece M è maggiore o uguale a 4 abbiamo a che fare con modulazioni M-arie. È un albero che abbiamo già fatto in passato, lo ripercorriamo adesso perché alcune di quelle grandezze rimangono definite appena definisco M, per esempio. In realtà per tutte l'SNR è pari a potenza ricevuta di SNR0W o, se preferite, efficienza in banda per i condizioni 0. E per tutte la potenza è pari a E con B per il B3. Queste due grandezze, questi due parametri, cioè il 2, la potenza, e il 6, l'SNR, valgono per qualsiasi modulazione, sono sempre quelli. Quindi nelle future modulazioni, esempi di modulazioni che andiamo ad analizzare, non vi ripeterò ogni volta che per questa modulazione SNR vale questo numero e per questa modulazione la potenza ha questa relazione. Vale per tutto. Un altro parametro che possiamo ricavare subito è il bit rate R. Infatti, come vedete, quello è determinato appena stabiliamo la cardinalità della modulazione. In particolare per le modulazioni binarie M fa 2 e quindi il bit rate di conseguenza è 1 su T, dove T è il tempo di simbolo, ma siccome si tratta di modulazioni binarie è anche quello al tempo di bit, perché nelle modulazioni binarie il simbolo è un bit. In quelle M-arie invece è log 2 di M su T. E quindi mano a mano che cresce la cardinalità della modulazione M, cresce il bitrate. E quindi questo già vi fa capire che se volete un elevato bitrate, o aumentate la cardinalità della modulazione, così ogni volta che mandate un segnale state mandando un gruppo di bit sempre più grandi, ovvio, oppure aumentate la banda, quindi abbassate il tempo di simbolo di bit, o fate entrambe le cose. Poi, sia per le modulazioni binarie che per quelle M-arie, io posso avere differenti casi
per il parametro Q, che è la dimensionalità dello spazio di segnale. In particolare, per le modulazioni binarie posso avere le modulazioni lineari, in cui Q uguale 1, quindi ho soltanto due segnali a disposizione e sono lineamente dipendenti, e le modulazioni invece bidimensionali, potremmo chiamare 2D, in cui Q uguale 2. La più importante di queste sarà quella ortogonale, perché se ho due dimensioni sarebbe stupido metterle in posizioni diverse da 90 gradi l'uno con l'altro. O le metto a 90 gradi e sono ortogonali, o le metto a 180 gradi ma allora è lineare, che sono su un'unica retta. E a questo punto, se fisso anche la dimensionalità dello spazio dei segnali, posso determinare quant'è la banda occupata, il parametro T. La banda deve essere maggiore o uguale della banda minima, che in questo caso diventa 1 su 2T. Per quelle invece due dimensionali, lo scrivo qua sotto, quindi la banda deve essere maggiore o uguale di 1 su 2T, mentre qui la banda deve essere maggiore o uguale di 1 su T. Chiaramente ho due dimensioni, devo avere due dimensioni disponibili, ho bisogno del doppio della banda rispetto a questo caso. E a questo punto, stabilito il rate, perché ho detto sto parlando di modulazione binaria, e stabilito la dimensionalità dello spazio dei segnali, perché ho detto Q fa 1 lineare o Q fa 2 bidimensionali, ho stabilito i parametri R e W e quindi posso ricavare anche il quarto parametro, cioè l'efficienza in banda. L'efficienza in banda che è R sub W più piccola di 2 log 2DM su Q. Nel nostro caso log 2DM fa 1, perché sto mandando un bit per volta, una modulazione binaria, per 2 diviso Q che fa 1 è 2. L'efficienza in banda massima è 2. Non potete essere più efficienti di questo. Se invece avete a che fare con modulazioni bidimensionali, allora Q fa 2 e quindi l'efficienza in banda massima è 1. Chiaramente state occupando il doppio della banda, siete la metà più efficienti del caso lineare. Ok? Andiamo invece ad analizzare il caso di modulazioni M-arie. Anche in questo caso posso avere modulazioni lineari in cui Q fa 1 e allora la banda è come prima maggiore o uguale di 1 su 2T, non può essere più piccolo questo numero, ma l'efficienza in banda adesso è diversa perché è una modulazione M-aria, quindi l'efficienza in banda massima è 2 log 2DM diviso Q. Ma Q è 1 perché è una modulazione lineare, quindi è 2 log 2DM, che come caso particolare è uguale a 2 nel caso in cui M fa 2, cioè una modulazione binaria. Possiamo avere anche qui modulazioni bidimensionali in cui Q fa 2, sarà un caso molto importante, per cui la banda minima è 1 su T e l'efficienza in banda è la metà di quelle prima. E possiamo avere
casi generici, cioè multidimensionali, in cui Q è quello che è, di conseguenza la banda è maggiore o uguale di Q su 2T e l'efficienza in banda è minore o uguale di 2 log 2 di m su Q. Ma una categoria molto importante fra queste mutazioni multidimensionali in cui Q è un valore generico compreso fra 3, perché il caso 2 l'ho messo qua, e il valore massimo che è m, perché non posso avere più di m vettori linearmente dipendenti se la segnalazione ha m vettori, scusate, segnali, allora è il caso di segnalazione m dimensionale, di cui quella più importante, come qui nel caso di modulazione binaria, il caso Q uguale 2, quindi bidimensionale, quello più importante sarà l'ortogonale. Anche qui nel caso di segnalazioni m-arie, il caso m dimensionale più importante sarà quello ortogonale, vedremo solo quello. Come al solito, se ho m segnali ed m direzioni realmente dipendenti, queste m direzioni non le metto certo a caso, le metto ortogonali fra di loro. In questo caso Q fa m, la banda minima è m su 2t e l'efficienza in banda è minore o uguale di 2 log 2 di m su m, e questa è un po' la cosa più interessante, andare a vedere i due estremi nel caso di modulazioni m-arie. Che succede nel caso di modulazioni m-arie? Supponete che fissate il tempo di simbolo t, se aumentate la cardinalità della modulazione m, allora il bit rate aumenta. È chiaro, ho più simboli a disposizione, posso mandare più bit al secondo. Come aumenta? Con il logaritmo della cardinalità, ovvio. Ora però le cose cambiano in termini di banda a seconda che voi utilizzate la modulazione lineare oppure un ortogonale, un m dimensionale, ma tanto l'm dimensionale più comune sarà l'ortogonale. Questi sono i due estremi, in mezzo poi ci sono tutti quanti gli altri casi. In un estremo utilizzo una sola direzione dello spazio dei segnali, perché la modulazione lineare, e allora la banda occupata sarà piccolissima, al limite 1 su 2t. Ribadisco, non arriverai mai a 1 su 2t, perché bisogna utilizzare pulsi sync, però sarà molto piccola, più grande di 1 su 2t. E quindi sarete molto efficienti in banda, perché posso mandare un elevato rate, lo 2 di m su t, con una piccola banda occupata, 1 su 2t, e quanto efficienti siete? Al massimo 2 log 2 di m. E quindi più aumenta la cardinalità della modulazione e più aumenta l'efficienza in banda. Perché? È ovvio, arrivano... Volete aumentare il rate? Allora mandate più simboli. Ma se volete mandare più simboli dovete aumentare la dimensionalità dello spazio dei segnali, non aumentate la banda, e allora aumentate sempre di più il rate senza aumentare la banda, l'efficienza in banda cresce. Come riuscite ad aumentare il rate aumentando la cardinalità? Logaritmicamente. E allora l'efficienza in banda aumenta logaritmicamente. Ok? In quest'altro caso invece, se volete aumentare il rate, aumentate il numero di segnali, ma a quanto pare aumenta anche la dimensionalità dello spazio dei segnali, perché ogni segnale in più che utilizzate è ortogonale rispetto alla direzione precedente. E quindi aumenta anche la banda occupata, perché la banda occupata dipende dalla dimensionalità dello spazio dei segnali. Quindi mano a mano che aumenta m, aumenta la banda occupata. E quindi il rate cresce perché cresce m, ma cresce logaritmicamente. La banda impiegata cresce perché cresce Q, ma Q fa uguale a M, e cresce linearmente. Il rapporto fra bitrate, che cresce logaritmicamente, e banda che cresce linearmente, è l'efficienza in banda che va come 2 log 2 di M su M. E quindi l'efficienza in banda va a 0, perché il numeratore cresce logaritmicamente, il bitrate, ma la banda cresce linearmente, vince il denominatore, e l'efficienza in banda sarà sempre più piccola.
queste modulazioni non sono efficienti in banda, mentre queste invece sono molto efficienti in banda. Ovvio, perché ogni volta che volete aumentare la retta aumentate il numero dei simboli M disponibili senza aumentare la banda, siete molto efficienti in banda. Aumentando la banda, e aumenta più che logaritmicamente, perché la banda aumenta linearmente mentre il retto logaritmicamente, qui siete inefficienti in banda. Ok? E allora perché utilizzare queste modulazioni se sono inefficienti in banda? Perché è chiaro che ci sta un altro parametro da giocare, anzi due ne mancano. Manca l'efficienza in potenza e la probabilità di errore, che ancora non abbiamo discusso. Vedremo che queste sono inefficienti in banda, ma sono efficienti in potenza, in genere, e queste sono efficienti in banda, ma non sono efficienti in potenza. Quindi dipende dall'applicazione. Se vi serve essere più efficienti in banda, perché la banda è la risorsa limitata, perché il canale è quello, è l'etere, quindi wireless, e ormai c'è richiesta di bande disperata, e quindi più bande occupate più vi costa, allora utilizzerete questa banda, questa modulazione qui, per occupare poca banda. Se invece il vostro problema è la potenza, perché magari state buttando sulla scena, su una, non lo so, una rete di sensori in montagna che dovete andare a prendere soltanto una volta all'anno oppure una volta ogni 10 anni, allora ci mette una piccola batteria, quella piccola batteria deve durare un anno, non volete andare lì a riprendere questi sensori ogni volta che si scarica la batteria, la limite fondamentale in quel caso è la potenza, deve essere molto efficiente in potenza, allora utilizzerò quest'altra modulazione qui, perché magari lì in quel caso la banda non mi crea problemi. A seconda dell'applicazione si sceglie una forma di modulazione invece che l'altra. Dicevo, mancano ancora gli ultimi due parametri, che sono efficienza e potenza e probabilità di errore sul bit, e di queste non si può dire nulla perché siamo ancora troppo vaghi, perché la efficienza e potenza dipende dalla distanza minima fra i segnali, e quindi l'efficienza e potenza non dipende soltanto dalla cardinalità dello spazio dei segnali e dalla dimensionalità dello spazio dei segnali, ma dipende anche poi questi segnali come sono messi nello spazio segnale. Se sono tutti vicini fra di loro, distanza minima piccola, poco efficiente in banda. Se sono tutti lontani fra di loro, distanza minima grande, molto efficienti in potenza. Scusate, prima ho detto banda, intendevo potenza. Quindi efficienza in potenza non vi posso dire nulla adesso, dipende dallo specifico formato di modulazione che vedremo a breve come esempio. E anche la probabilità di errore sul bit, perché dipende dal formato di modulazione. In realtà, fino a un certo punto, perché abbiamo visto che il caso lineare possiamo dire qualcosa. Nel caso lineare abbiamo visto che la probabilità di errore sul bit con demodulazione coerente è Q di vi ricordate? Probabilità di errore sul bit era Q di D su 2 sigma, giusto? No, perché a questo punto non sappiamo D quanto vale. Non ve lo posso dire adesso. Dipende questa modulazione lineare come stanno messi i segnali. Quindi nulla. Lo vediamo a breve allora. Quindi anche la probabilità di errore sul bit dipende dalla disposizione dei segnali nello spazio dei segnali e dal tipo di demodulazione, se è coerente o incoerente. Nel progetto del sistema che dovete fare vengono fatte delle richieste, e le richieste sono quelle di minimizzare le risorse e massimizzare le prestazioni, come succede sempre, e allora magari volete uno, pure potremmo chiamare A, avere una bitrate elevato, volete alte prestazioni, ma lo volete anche a basso prezzo, quindi banda occupata piccola, e probabilmente volete anche una elevata probabilità, una bassa probabilità di errore sul bit, ancora una volta elevate prestazioni, a poco prezzo, cioè con una piccola potenza trasmessa. E quindi le richieste che vengono fatte sono queste, e uno quando fa un progetto
cerca di assecondare tutte le richieste che vengono fatte. Chiaramente queste richieste sono contraddittorie, perché se io voglio un bitrate elevato, allora dovrò utilizzare un tempo di simbolo molto piccolo e quindi una banda impiegata molto grande, che cozza con la richiesta 2, cioè impiegare poche risorse in banda. Alla stessa maniera, se voglio una probabilità di errore piccola, allora devo avere una potenza trasmessa grande, così la potenza del segnale utile è grande rispetto alla potenza del rumore e ho una probabilità di errore sul bit piccola. Ma una potenza trasmessa grande cozza con la richiesta D, che mi chiede di limitare la potenza trasmessa. Quindi queste sono tutte richieste contrastanti, bisogna sempre fare raggiungere un trade-off, quindi con un balance. Un accordo, insomma, per queste richieste contrastanti, non mi viene la parola in italiano. E per grosse linee, grandezze che mettono accordo questi parametri contrastanti fra di loro, queste richieste contrastanti fra di loro, già le abbiamo definite, perché c'è una grandezza che si chiama efficienza in banda, che più o meno bilancia bitrate elevati, cioè se l'efficienza in banda è grande, è perché il bitrate è relativamente grande e la banda impiegata è relativamente piccola. Quindi se io mi focalizzo su modulazioni che sono efficienti in banda, più o meno mi sto garantendo un bitrate elevato rispetto alla banda occupata, oppure una banda piccola rispetto al bitrate fissato. Quindi un modo per raggruppare queste due è richiedere un'efficienza banda elevata, e un modo per raggruppare queste altre due richieste contrastanti è avere un'efficienza in potenza elevata, perché se l'efficienza in potenza è grande, allora vuol dire che io sto ottenendo una grossa distanza minima fra i segnali a parità di potenza trasmessa, e quindi a parità di potenza trasmessa una piccola probabilità di errore, o viceversa, fissata la distanza minima fra i segnali e quindi fissata la probabilità di errore, sto ottenendo quella probabilità di errore con una piccola energia migliore bit, cioè con una piccola potenza trasmessa. Ma anche queste due sono richieste contrastanti, l'abbiamo visto prima, anzi non l'abbiamo visto perché abbiamo visto solo l'efficienza in banda, quella in potenza non l'ho fatta vedere, la vedremo quando saremo in formati di modulazione, ma ve lo anticipo, sono contrastanti fra di loro. O sono efficienti in banda o sono efficienti in potenza. A seconda dell'applicazione scegliete la modulazione che più vi fa comodo in quel caso. Va bene, a questo punto cominciamo a vedere come esercizio qualche esempio di formato di modulazione. Partirei da questo qui, il caso più semplice, ma siccome sono le 9-10 inutile partire con questo esempio e poi fermarci per la pausa. Ci fermiamo adesso.